grande appuntamento a Arco con una mostra del Segantini, una mostra dedicata alla natività, un evento, eventi importanti della natività non intesa con l'attività che siamo abituati noi religiosi, ma l'attività proprio a nascita, i bambini, le crescite. Siamo con Flavia Brunelli, che è l'assessore alla cultura del comune di Riva del Garda, che ha organizzato questa mostra. Insomma, i Segantini, qui ci sono le vie dedicate ai Segantini, mostre, personaggio importantissimo. Sì, la mostra è stata organizzata dal MAG, che è una realtà alla quale partecipano insieme i comuni di Riva del Garda e il comune di Arco, che insieme cercano di interpretare il nostro territorio e quindi di restituire in forma di proposta culturale quelli che sono gli aspetti da valorizzare sul nostro territorio. Segantini è uno di questi, perché è nato ad Arco, ricordo. Nella mostra si potrà visitare appunto una proposta che riguarda anche una collaborazione che c'è stata con il MART, che ha prestato diversi quadri. È stata associata a Segantini una parte che riguarda anche l'arte contemporanea, che abbia sempre a tema la natività. Adesso io non sono critico d'arte, quindi non mi so esattamente spiegare, bisogna visitarla, leggere il catalogo, e là si capisce insomma qual è stata la proposta che abbiamo fatto. Poi ci sono delle sale dove ci sono delle opere permanenti di Segantini. Un quadro non si potrà visitare perché è stato prestato proprio al Palazzo Reale, nella mostra che c'è adesso, molto importante, una mostra a carattere internazionale che è stata allestita a Palazzo Reale. Il Comune di Arco ha prestato un'opera di proprietà, insomma il ritratto giovanile di Segantini. Poi appunto io, non essendo un critico d'arte, non mi addentro nel motivare le scelte dei curatori, che però sono dei curatori che sono dipendenti del MART, il Museo di Arte Contemporanea di Rovereto di Trento, che ha sede proprio qui a pochi chilometri da noi, e il MAG, pur essendo una piccola realtà, può fare queste proposte proprio in virtù di collaborazioni con enti e istituzioni più grandi. E quindi abbiamo usato professionalità insomma molto serie per poter organizzare questa cosa. Vediamo che MAG, noi chiamiamo MAG, ma il Museo Alto Garda, quindi voi a Riva, nel castello, nella rocca, avete sempre mostre, abbiamo visitato anche noi alcune mostre in attivo. Quindi museo, ma non solo museo, museo vuol dire anche esposizione. No, museo. Sì, l'idea del MAG è proprio, bisogna cominciare a ragionare su piani diversi da quelli consueti, quotidiani, quelli consumistici, perché il MAG è una proposta, è un progetto culturale, non è un edificio, perché non abbiamo dei muri ai quali dobbiamo appendere dei quadri, insomma stiamo facendo un lavoro che è quasi di laboratorio, un lavoro che appunto vede le due amministrazioni ad abbandonare l'idea degli i due edifici che sono la Rocca Riva del Garda e la Galleria di Palazzo Panni, la Galleria Civica Segantini, proprio per come dire, abbandonare la fisicità dei luoghi, ma parlare di proposta culturale, quindi non contenitori da riempire di opere, ma idee da portare avanti.